Massimiliano Porti, coach dell'Orbetello Costa d'Argento, che si è dovuto arrendere in questa gara 3 di finale all'Arcimboldo Gorarella. Coach, cosa è mancato alla sua squadra in questa partita? Beh, io penso forse un po' di esperienza, un po' di cattiveria, perché abbiamo sbagliato delle cose che non andrebbero sbagliate. Poi loro è una squadra abbastanza tecnica, hanno fatto zona tutta la partita, noi la zona un po' la soffriamo e ci è mancato qualche canestro di Galloni, qualche penetrazione di Canuzzi, però insomma ci sta, dopo 3 partite tirate è un po' un rammarico della prima partita con la chiusura di una bomba allo scadere con 2 uomini addosso, però tutto sommato i miei ragazzi hanno fatto un buon campionato, buona annata, e sono contento anche se chiudiamo l'annata con un boccone amaro. Bocca amaro perché dopo gara 2, anche questa equilibratissima, sembrava fatta, o almeno l'Orbetello sembrava favorito, tornava a casa con l'inerzia dalla sua parte. Ma favorito no, perché loro abbiamo fatto 3 gare, 2 gare in casa noi abbiamo perso e una fuori abbiamo vinta, perciò in questi tornei si può vincere e perdere in tutti i campi. Però sapevo che era una partita tirata, così è stato fino alla fine, che poi hanno infilato 2 triple decisive, perché poi abbiamo perso di 6 e non siamo stati più buoni a reagire, a recuperare quelle triple, e sono state fondamentali. Però buona partita, perché insomma è stata sempre punto a punto fino alla fine, e loro forse un pochino più di esperienza di noi sono riusciti a gestire il vantaggio e hanno fatto alla fine una buona vittoria, anche meritata insomma. Orbetello che ha dimostrato comunque di essere una delle squadre più forti della provincia, Orbetello che sarà al via del prossimo campionato, dovrà migliorare in cosa per riprovarci? Ma migliorare, io penso che giocando si riprende anche dell'esperienza che ci fa migliorare, perché i miei ragazzi sono cresciuti tanti, da 2 anni che facciamo questo campionato sono cresciuti, perché ho tutti ragazzi giovani, purtroppo nel senso che di solito la Wisp la fanno tutta gente grande, invece io per fortuna diciamo ce l'ho giovani, ma non posso fare altri campionati, ma va bene così, si divertono e siamo felici di questo.